benvenuta. Grazie dell'invito. Direi di iniziare subito chiedendoti, perché karma rosso? Dunque, karma è causa effetto. Nel momento in cui uno mette piede qui diventa karma. Ora, da bambina io osservavo gli adulti e pensavo, sono infelici, continuano a farsi del male, che cosa non riescono a capire? E sapevo che avrei dovuto fare qualcosa per aiutare. Poi gli anni sono passati e ho imparato due o tre cose e ora aiuto le persone a capire. Lo faccio con il rosso, perché il rosso sono io. Benvenuti o bentornati amici, qui è Karma Rosso. Benvenuti o bentornati amici, qui è Karma Rosso. Questa lettura la faccio per vari motivi. Primo fra tutti, sicuramente è noto come è stato apprezzato e mi è stato chiesto anche più volte di rifare letture come quella che avevo fatto sull'unicorno. Per chi non l'ha vista, basta andare indietro di qualche video e la trovate. Era una lettura appunto in cui usavo i tarocchi, ma andavo a aiutare chi ascoltava ad entrare in uno stato di visualizzazione e trasmettere meglio così ciò che quell'energia aveva da dire. Secondo motivo, amo la montagna, vengo da una zona d'Italia, il Veneto, in cui ho, grazie a Dio, la possibilità di vedere questo ambiente abbastanza spesso, anche se non vivo in una zona, voglio dire, proprio di montagna. E nel mio tempo libero mi ritrovo spesso a farmi delle passeggiate, chiamiamole così, o delle scarpinate in certi posti. E è indubbio che le Dolomiti siano tra i monti più belli che esistano sul pianeta, per cui volendo dare anche tributo a quello che è un po' la mia essenza, quello che mi piace fare, ho tratto ispirazione da cose che faccio e da ambienti che trovo. In particolare mi sono ritrovata, l'ultima volta che ho fatto una camminata, la settimana scorsa, a immaginarmi come sarebbe riuscire a raggiungere delle vette che, a meno che non siamo alpinisti esperti, o forse neanche quelli potrebbero, non lo so, come sarebbe camminare e vedere il mondo dalla cima di certi monti e fare delle riflessioni da lassù, invece che per esempio dalla vallata o solo da certe altitudini. E in quel momento mi è entrata proprio in testa l'immagine di andare a incontrare il senso della vita in quelle ambientazioni che sembrano essere totalmente fuori dallo spazio e dal tempo. Per cui, se avete notato, sulla copertina del video ho usato l'espressione Dio e l'ho messa tra virgolette perché io nello specifico non mi interessa nessuna religione, non ne seguo nessuna religione, non ho con me il concetto di Dio. Quindi volevo usare un termine che tutti riusciamo a comprendere e che ha un'eccezione anche poetica volendo e che può stare a determinare qualunque cosa per noi sia importante. In particolare vorrei dirvi che, per esempio, per quelli che conoscono il filone induista, questo dio potremmo vederlo un pochettino, anzi molto simile al concetto di Shiva. Però io lascerei libera l'interpretazione di quello che è l'energia che andremo a incontrare. Potete considerarla l'energia della vita, l'energia dell'esistere, voi stessi, parlare con l'universo, perché no, chi ci crede, parlare con Dio. Qualunque cosa sia, a me poco cambia, sappiate che sarete guidati, quindi sarà meglio insomma se chiudete gli occhi e vi lasciate guidare dalla mia voce. Vi farò incontrare questo tipo di energia
E solo allora tireremo fuori i tarocchi, voi continuerete ad avere gli occhi chiusi e a seguire le mie parole e andrò a determinare quello che è il messaggio che questo tipo di energia può trasmettervi. In tutto questo mi chiederete come facciamo a scegliere, visto che non vedo nessun mazzo disposto sul tavolo. Molto semplice, adesso vi sottopongo tre foto, andate a scegliere quella o quelle che più vi interessano. E sappiate che due di quelle foto le ho fatte io, quindi sono foto proprio che ho sul mio cellulare, e mi auguro che vi siano di ispirazione, ok? Poi ve le farò vedere anche tutte assieme per aiutarvi eventualmente a scegliere meglio. Quindi, ora che cosa si fa? Vi mostro sullo schermo la prima scelta. E poi vi mostro la seconda. E poi andiamo a vedere la terza. E ora, se vi serve, mettete in pausa perché vi metto tutte e tre le immagini insieme. Quindi, fatto questo, ecco che ora andiamo a incominciare con la prima scelta e vediamo di incontrare questo concetto di Dio e sentiamo che cosa da dirci. Andiamo quindi a cominciare. Primo gruppo. La montagna che avete selezionato è il gruppo del sasso piatto e del sasso lungo. Sono nella zona dell'Alto Adige. E se vi interessa potete andare a vedervelo per benino. È molto interessante, molto carino anche. Dunque, adesso vi chiedo gentilmente di trovare una buona posizione, di stare dritti con la schiena, respirare bene. Lasciare che il battito si calmi, poi casomai mettete in pausa il video e ricominciate quando siete pronti e lentamente chiudete gli occhi. Una volta che avete chiuso gli occhi, date attenzione per qualche istante al respiro e cominciate a sentire la pesantezza del vostro corpo. E quando tutto il corpo è in grado di comprendere che ora si va a usare la parte emotiva e mentale, noi cominciamo immaginandoci ai piedi di quella montagna che avete scelto. Siete da soli con uno zainetto in spalla. È mattino, mattino presto. Non sono ancora le 7. La giornata potrebbe essere afosa, ma l'arietta è bella fresca. La sentite che risale le gambe, arriva verso il viso e ogni tanto percepite un piccolo brivido perché effettivamente non è ancora così caldo come vorreste. A mano a mano che camminate, per trovare un punto d'ingresso attraverso cui risalire le vette di questo complesso montuoso, vi rendete conto che le vostre gambe vi reggono piuttosto bene, siete piuttosto atletici. E risalendo quelli che sembrano essere dei primi passi di un percorso che effettivamente porta alla sommità di questa montagna che avete davanti, vi guardate attorno e vi accorgete che ci sono un'infinità di camosci che sgambettano qua e là, brucano l'erba, sembrano precipitare dall'alto, invece stanno solo correndo verso il basso. Ed ecco anche che qualche cinguettio comincia a farsi vivo. E mentre cercate di appoggiare bene i piedi per arrivare in cima, al punto massimo di questa montagna,
gli sembra di sentire qualcuno fischiettare. Un fischiettare deciso, di una persona convinta, che è soprattutto convinta di essere da sola, inascoltata. E mentre questo avviene, non avete nemmeno il tempo di chiedervi: ma chi sarà mai che si mette a fischiettare a queste altezze? Pensavo di essere solo. Che vedete un individuo spuntarvi a qualche metro di distanza e sembra venirvi incontro. Di per lì sembra un pazzo, ha i pantaloncini corti, infradito, una magliettina hawaiana rossa con i fiori gialli, capelli e barba bianchi. Sembra un uomo tra i 60 e i 70. Vi guarda, vi sorride, si atteggia come se vi conoscesse e si ferma un paio di metri da voi e dice: dai, sali, che ho preparato il tè. Vi sentite divertiti dall'idea di questo personaggio, sicuramente inusuale, che vi è venuto a salutare in questo modo. E facendo ancora un paio di passi in salita, senza troppa fatica, ecco che finalmente raggiungete la parte superiore di questa montagna. E siete in una parte in cui effettivamente il terreno è più o meno diritto. Non vi ritrovate, in poche parole, sulla sommità di una montagna che sembra crollare da un momento all'altro. Siete su una sorta di altopiano. E da lì il paesaggio che riuscite a vedere è veramente immenso. Non avete occhi abbastanza per guardarvi attorno. Il sole, che è già oltre l'orizzonte, ora comincia a farsi più forte. E sentite di nuovo la voce di quello strano tipo in camicetta hawaiana che vi dice: siediti, siediti qui. Se vi guardate a destra, vedete che ci sono due sedie da campeggio, di quelle di tela, e un tavolino di fortuna in mezzo, con un buon tè pronto per ciascuno di voi. Lui è già seduto e aspetta che anche voi vi sediate vicino. Così vi togliete lo zaino, prendete posizione sul vostro seggiolo, stendete le gambe in avanti, appoggiate la schiena all'indietro e cominciate a sorseggiare questo tè. Siete in silenzio perché ciò che guardate è così bello che ogni parola potrebbe rovinarlo. Eppure questa anziana figura, piena di energia, comincia a parlarvi e vi dice: mi aspettavo, sai, che tu arrivassi qui in compagnia di qualcuno. Forse te lo aspettavi anche tu. Non voglio dire che sono deluso, non voglio dare nessun tipo di giudizio a quello che stai vivendo, ma non ti sembra che sia un po' solitaria come vita? Non ti sembra che l'abitudine sia diventata un po' rigida? Non sei un po' esausto dell'esperienza che stai facendo? Anche a me piace stare qui sopra, da solo, senza nessuno che mi rompe le scatole. Però io percepisco che a te manca qualcosa, c'è come un buco nel cuore. Io sento che tu vorresti che la tua mano potesse trovare una mano da stringere. Non è un male, non è neanche un bene, è un bisogno. Perciò non capisco perché tu continui a giudicare la tua posizione ora, in quanto persona sola o con qualcuno,
e continui ad avere dei pensieri non tanto felici verso quello che è in generale l'amore, la coppia, la possibilità di trovare qualcuno o di lasciare andare qualcuno. La tua stabilità interiore, la tua serenità, viene sicuramente da avere appoggio negli altri. Certo, puoi avere amici, ma l'importante è che tu sia felice, che tu sia sereno. Lo sei? Perché io sono sicuro che il primo pensiero che hai fatto quando mi hai visto è stato: e questo chi è? Sarà un nuovo amico? Ed è un pensiero che di solito fa chi è solo. Ma non solo nei fatti, solo nel cuore. E ci sono degli aspetti di te che non riescono a far pace con quella che è l'esperienza di vita che hai fatto e che stai facendo. Perciò il mio, ripeto, non è un giudizio, è una domanda. Sei felice? Sai, a volte ti guardo da qui e tutte le cose che tu racconti a te stesso mi sembrano dei bisbigli senza un grande valore. Mi sembrano parole ripetute da qualcuno che sta perdendo la testa. Sei sicuro di quello che dici a te stesso? Sei sicuro che sia una canzone che vuoi usare come ninna nanna ogni sera? Sai, fino a qui non arrivano tutte le parole, ma ho amici fidati, ho corvi che mi portano notizie e mi dicono che tu non sei così felice. Che cosa puoi fare riguardo a questo? Non lo so, ma sei pieno di possibilità. Ed è forse questo che tu hai dimenticato, che sei sempre pieno di possibilità. Ci sono possibilità che si chiamano persone, ci sono possibilità che si chiamano ricordi, e poi ci sono possibilità che si chiamano natura, che si chiamano aprirsi, che si chiamano cuore. Quello che sto cercando di dire è che dovresti usare il tempo con te stesso per sentirti in grado poi di aprirti al dialogo con gli altri. Lo so che sei una persona che riesce a discutere di qualunque cosa volendo, però tu ti percepisci già sola, già con il cuore chiuso. Puoi fare quello che vuoi, di sicuro non è affar mio. Però vedi, guardandoti da qui ho l'impressione che il finale sia triste, che la tua storia porti a uno di quei sentieri dove il bosco poi cade a precipizio fino ai piedi della montagna e che tu, pur sapendo dove stai andando, accetti di buon grado questo destino. Sono qui a fare queste domande perché non sono così convinto che quando arriverai sul precipizio sarai felice. E poi ho notato mentre salivi che guardi troppo spesso dove appoggi i piedi. Certo. Se guardi dove poggi i piedi, eviti di cadere o inciampare. Però vedi, la vita è come la montagna. Se non alzi gli occhi all'insù, non ti godi tutto quello che c'è da vedere. Se ogni tanto, camminando, nella fatica passo dopo passo, non alzi lo sguardo e vedi come cambia il paesaggio, quando poi sulla cima ti girerai indietro per guardare tutto il percorso che hai fatto, non ti sentirai forte,
bravo, capace. Ti sentirai solo stanco, avrai paura di esserti perso. In poche parole, devi tenere a mente qual è l'obiettivo. Devi trovare il giusto equilibrio tra quello che pensi che ti sia concesso e quello che desideri fare con il tuo cuore. Puoi venire a trovarmi ogni volta che vuoi, ma venire fino a qui non può sostituire andare dove vuoi andare. E detto questo, così come era comparso, l'uomo strano con la camicia hawaiana scompare e al suo posto rimane solo un bicchiere con il tè dentro, appoggiato su quella sorta di tavolino improvvisato vicino a te. Rimani seduto lì a contemplare ancora un po' il paesaggio e a lasciare che le parole di chiunque fosse la persona con cui stavi parlando avesse intenzione di comunicare. Quindi quando sei pronto, rialzati in piedi e immaginati di tornare indietro. Riprendi lo zaino sulle spalle, scendi di nuovo lungo il percorso che ti ha portato qui. E quando ti senti pronto, puoi riaprire gli occhi e tornare tra noi. Bene, spero che l'esperienza sia stata utile, spero di essere stata d'aiuto e ti auguro assolutamente che tutto quello che hai percepito poi diventi anche magari più chiaro più avanti. Di solito funziona così. Quindi ti ringrazio di essere stato qui e noi ci vediamo più avanti sul mio canale con le prossime letture. Alla prossima, ciao ciao. Ed eccoci qui col gruppo numero 2. La montagna che avete selezionata è il gruppo delle Cinque Torri e fa parte delle Dolomiti Bellunesi. Ora vi aiuto un pochettino a cercare di entrare in uno stato di rilassamento, molto brevemente, casomai mettete in pausa dove serve. Trovate una posizione comoda. L'importante è che la schiena sia diritta. Lasciate che il respiro cominci a calmarsi in maniera totalmente naturale. E qui, come dicevo, se è il caso, mettete in pausa, perché magari vi ci vogliono un paio di minuti. E poi andiamo a incominciare dando attenzione al battito del cuore e alla pesantezza del vostro corpo. Sentite pure dove poggia e sentite pure anche che dal corpo tutta l'attenzione passa all'interno, alla vostra parte emotiva e alla vostra parte mentale. Siete qui a riposo il corpo per un po' e seguite la mia voce. Chiudete gli occhi e cominciate immaginandovi proprio davanti a queste cinque torri, dalla prospettiva che la foto che vi ho mostrato propone. Non siete soli, siete in compagnia. Ci sono varie persone con voi, persone che conoscete. Vedo anche uno o due cani, sinceramente, che corrono qua e là. Ci sono anche altre persone appartenenti ad altri gruppi, persone che sono venute qui a farsi un giro. E state chiacchierando tranquillamente con la vostra compagnia. Solo che sono un po' lenti, allora fate qualche passo un po' più veloce e dite loro: vi do appuntamento proprio in quel punto là e segnate un punto ben preciso su quella che è questa struttura che
di 5 punte davanti a voi. Così vi incamminate. Qualche passo e già il brusio delle voci delle altre persone diventa più quieto. Anzi, ora che notate meglio la situazione, sembra quasi che le voci siano scomparse e che ci sia una sorta di luce un po' più flebile tutto attorno a voi. Ancora qualche passo e dovete ammettere che è diventata notte. Ma cosa starà succedendo? Alzate lo sguardo al cielo e rimanete a fissare l'infinito dei corpi celesti sopra voi. E dalla bocca vi esce un wow, mentre notate la Via Lattea al di sopra della vostra testa. Cominciano a farsi sentire i rumori degli insetti, qualche grillo nel buio, qualche rumore di zoccolo, anche non troppo lontano, e vi sentite completamente a vostro agio, la temperatura è perfetta qui. Non demordete, volete arrivare al punto in cui vi eravate prefissati. Ed effettivamente, ancora qualche passo e ci siete. Tra una gola e l'altra, che si sono create nel tempo naturalmente, tra queste 5 torri rocciose, notate che ci sono vari punti in cui effettivamente uno potrebbe accovacciarsi lì e farsi anche un riposino. D'altra parte avete anche camminato abbastanza. Un riposino dopo tutto non vi farà così male. E così scegliete l'angolino che più vi aggrada. Appoggiate lo zaino. Vi mettete comodi, stendete qualcosa a terra. Vi coprite con qualcosa perché temete di prendere freddo e intanto guardate nel silenzio, con la schiena appoggiata a una parete rocciosa, quello che nel buio riuscite a vedere. In particolare osservate ancora una volta le stelle e avete l'impressione di poter rimanere in quella posizione per sempre. Se non fosse che sentite un rumore di passi e non vi fa paura, vi sembra un rumore di passi conosciuto, come di un amico. Non fate in tempo ad alzarvi in piedi e a cercare da dove provengano questi passi, perché una voce vi dice: sto arrivando, finalmente sono arrivato, sei stata più veloce di me. E nell'attimo in cui sentite la voce, compare effettivamente qualcuno al vostro fianco. E mentre questa persona poggia a terra il proprio zaino e trova posizione vicino a voi, osservate questa persona. Beh, si muove e viene percepita come un amico, ma non lo è. Chi sarà mai? Sembra il classico tipo abituato ad andare in montagna e che sembra avere anche contemporaneamente una tendenza a camminare scalzo e ad abbracciare alberi. Lasciate che si sistemi e poi chiedete molto chiaramente: scusa, ma chi sei? E alzando gli occhi per incrociare i vostri, questa persona vi sorride e vi dice: ma come? Ci eravamo dati appuntamento proprio qui. Sono la speranza. Non speravi forse che io arrivassi? Non speravi forse che ci fosse
qualcuno con te per tutto il tempo, qualcuno che potesse tenere il passo, qualcuno che potesse andare veloce come vai tu, qualcuno che potesse capire quando ti esprimi, qualcuno che potesse interessare quello che hai da dire. Ebbene, io ci sono sempre stato, io ho sempre ascoltato. Ed eccomi qui. La differenza tra riuscirmi a manifestare ora e quando avresti voluto tu è che ora tu sei disposto ad ascoltare la mia presenza. Non credo ti dispiaccia se mi siedo così vicino, no? D'altra parte ci conosciamo da un bel po'. E vorrei che adesso tu mi parlassi, per esempio, dei tuoi sogni. Non sei venuto fino a qui solo per camminare, vero? Sei venuto per sentire come ci si sente quando non si ha tutto questo peso sulle spalle. Quindi ora raccontami che cosa ti dà così tanta ansia, così tanto peso. Tra quante cose nella tua vita e nella tua testa devi cercare costantemente di mantenere l'equilibrio? E questo personaggio ti lascia qualche istante per rispondere dentro di te. E poi riprende a parlare, dice: certo, comprendo la tua situazione e comprendo ciò di cui parli. Così tante cose sono andate per un verso che non ti aspettavi. Ed ho visto anche che sei venuto in questa zona altre volte senza di me per buttare via quelli che ti sembravano dei sogni troppo ingombranti, delle situazioni troppo forti, delle promesse troppo audaci, un peso troppo grosso. Però se ti sporgi un po', oltre la posizione in cui siamo, noterai che a valle quella robaccia c'è ancora. Adesso è troppo tardi per andare a recuperarla. Ma che cosa sei venuto a fare veramente qui? Sei venuto a buttare dell'altro? O stai davvero cercando di avere l'ispirazione? In poche parole, stai aspettando che io torni qui per incontrarti con qualche nuova idea? Perché quello che vorrei riuscire a comunicare e che forse puoi notare meglio solo se osservi le stelle è che tutte le risposte, ovviamente, sono dentro di te. Non sai come accedere a queste risposte perché ti aspetti una domanda esterna. Quindi perdi tempo a chiederti: l'avrò chiesto nella maniera giusta? L'avrò fatto nel modo esatto? Avrò detto tutto quello che andava detto? Prova invece a proiettarti verso l'interno. Prova a dire a te stesso: mi sento davvero di fare quello che ho fatto? Intendo davvero quello che ho detto? Mi piace sul serio quella cosa, quella persona? Come mi sento davanti a queste situazioni? Sei stato disposto altre volte a buttare la mia amicizia, la mia presenza nella tua vita, la percezione della mia esistenza, pur di non sentire il peso di tutte quelle cose che poi hai finito comunque per scaricare giù da questo dirupo. Ti sembra una cosa logica? Ti sembra una cosa utile? Ora, a me dispiace che tu sia qui in cerca di speranza, ma io ci sono sempre stata, anche se non sono venuto qui a farmi vedere tutte le volte. C'ero, ascoltavo, sentivo, ma non hai mai creduto che io potessi esistere davvero.
ed ecco che non sono mai potuto venire. Non mi hai mai dato accesso a questa parte di te. Per cui ora, se vuoi, puoi riposare qui quanto a lungo ti pare. Puoi buttare tutte le cose che non ti servono da qui. Però poi tornerai a casa. Sarai di nuovo con te stesso e desidererai di nuovo una sensazione di apertura e di infinito guardando le stelle. E allora tornerai qui e ti chiederai di nuovo: dov'è lui? Dov'è la mia speranza? È sempre stata dentro di te. Perciò comincia ad ascoltare. Comincia a guardare dentro. A questo proposito, credo che il nostro tempo sia concluso. Appena queste parole sono pronunciate, un soffio di vento arriva dalla vallata sottostante e fa dissolvere mille bolle di sapone la presenza di questo personaggio. E tu rimani ancora un po' a riposare e ad osservare il territorio davanti ai tuoi occhi e le stelle sopra la tua testa. E dopo qualche istante il sole ricomincia a sorgere, i rumori del giorno cominciano a tornare, il vociare delle persone si alza in volume ed ecco che riconosci per davvero il passo di qualche amico o amica che ti si avvicinano e ti dicono: ah, sei stata veloce ad arrivare fino a qui. Quindi, ora con calma, ritorna a percepire il tuo corpo, a dare attenzione al respiro, al cuore, e lentamente apri gli occhi. Questa era la tua lettura visualizzazione, spero di esserti stata d'aiuto, spero che quello che ti è stato detto ora o più avanti riuscirai a comprenderlo, d'altra parte fa parte dell'esperienza e noi ci vediamo più avanti con le mie letture sul mio canale. Alla prossima, ciao ciao! E siamo qui ora con l'opzione numero 3, quindi vi aiuterò un pochettino a introdurvi nello stato di visualizzazione, una cosa molto breve. Vi darò il messaggio usando le carte, sarà tutto fatto mentre avete gli occhi chiusi e vediamo dove ci porta questa visualizzazione. Quindi cominciate trovando una buona posizione in cui potete rimanere per i prossimi 10 minuti, comodi con la schiena dritta e lasciate che il respiro pian pianino si calmi. Ci potrebbero volere un paio di minuti, quindi casomai mettete in pausa il video. Quando il fiato torna regolare e il cuore batte in uno stato di riposo, è il momento giusto per sentire la pesantezza del vostro corpo, come poggia sulla superficie sulla quale state. Date attenzione a quella che è la sensazione di avere una fisicità e poi lentamente chiudete gli occhi e nel fare questo portate l'attenzione dal mondo esterno all'interno. Date più attenzione alla parte mentale ed emotiva, basta desiderarlo. La montagna che avete selezionato è la montagna Seceda, è un picco bellissimo nella Val Gardena, nella zona dell'Alto Adige. Ci si arriva attraverso un percorso, non ci sono altri modi per arrivarci, un po' come tanti percorsi a certe altitudini, e la vista è veramente a 360 gradi mozzafiato. Quindi immaginate di essere nella prospettiva che avete visto nella foto che vi ha aiutato a selezionare questo gruppo.
bella giornata di sole e nonostante il sole sia proprio sopra la vostra testa, qui l'arietta è sempre fresca. Per cui pantaloncini corti, ma cappellino e forse anche collo coperto. Siete ormai arrivati alla sommità, quindi state camminando su un terreno regolare, diritto. E scegliete dove andare a posizionarvi per mangiarvi un bel panino. Però negli ultimi 100 metri di questo percorso vi rendete conto che la strada si interrompe e dice solo per esperti. E voi siete esperti, ve lo dico io che siete esperti, fidatevi, siete in una visualizzazione, siete al sicuro. Per cui, presi da curiosità, da una voglia irrefrenabile di sapere come si arriva e come si sta nel punto estremo della cima di questa montagna, lasciate lì zainetto, panini, compagnia se siete arrivati qui con qualcuno. E con una certa leggerezza, con un cuore come quello di un bambino che va verso un recinto pieno di pony colorati, seguite il sentiero che va oltre la limitazione che dice per esperti. Quindi a questo punto siete soli, camminate, vi guardate attorno e state salendo, salendo e salendo. La pendenza ricomincia a farsi sentire. Forse vi dovete fermare un paio di volte. Però ora siete in un punto in cui chi vuole proseguire deve probabilmente usare un equipaggiamento un po' più specifico. E con uno schiocco di dita, quell'equipaggiamento compare addosso a voi e siete tramutati in alpinisti esperti. E quindi, usando qualche moschettone e con il caschetto ben saldo in testa, cominciate a risalire il percorso. Sulle vostre gambe, sicure ed esperte, tirate sul vostro peso, con le braccia che si tendono per esplorare insieme alle mani la superficie alla quale vi dovrete aggrappare e stringere bene. E proprio in un punto in cui cominciate a mettere in dubbio la vostra capacità alpinistica, cominciano a venirvi le crisi e a dire: ma perché mi sono infilato qui? Ma che mi è venuto in mente? Cominciate a considerare l'idea di tornare indietro, anche se non è l'idea migliore. E proprio mentre state provando a fare un passo indietro, sentite una mano che afferra la vostra mano, quella che avete più esposta, e con una forza incredibile e una dolcezza infinita vi solleva e vi fa stare in piedi all'interno di quella che sembra essere una cavità a strapiombo sulla parete di questa montagna. Vi guardate intorno, stupiti. Ma che cosa è successo? Com'è possibile che prima me ne stavo sulla parete di questa montagna e ora sono dentro ad una grotta così grande, così comoda? Chi ha fatto questo? E sentite qualcuno tossire, sfregarsi le mani. Vi guardate attorno, guardate verso la parte più interna di questa caverna e vedete comparire un uomo
che avrà sui 50 anni, tutto magrolino, che ha in mano una tazza di cioccolata calda e vi dice: tieni, tienine una, questa ti aiuterà a sentirti meglio. Hai bisogno di un po' di zuccheri, hai bisogno di qualcosa di caldo. E proprio in quel momento vi ricordate di essere arrivati lì senza nemmeno una borraccia d'acqua. E questo personaggio vi dice: non ti preoccupare, non ti tratterrò qui a lungo, ti riporterò giù in men che non si dica. Proprio mi avevi piacere di scambiare qualche parola con te, perché ti aspettavo da un po' e mi chiedevo quanto ci avresti messo ad arrivare qui. Ho visto che te la sei cavata bene, anche se hai avuto tanta paura. Ho visto che hai messo in gioco le tue capacità quando meno te l'aspettavi. Hai notato che ti è venuto spontaneo capire subito dove appoggiare le mani, i piedi, come usare l'attrezzatura. E voi in quel momento ribattete: sì, però ho avuto anche paura. A un certo punto mi sono chiesto se io non mi sia sopravvalutato e volevo tornare indietro. A quel punto questo personaggio sorride e dice: certo, ma c'ero io. È normale che a volte ti venga da tornare indietro, ma io ero lì. Anche quando le cose ti sembravano più normali, più tranquille, io c'ero. In realtà siamo amici da sempre. Solo che a te piace sperimentare e vedere dove ti porta il sentiero. Io ormai ho girato tutti i sentieri del mondo e trovo più gradevole una caverna dalla quale osservare tutto con distacco. Avresti potuto stare anche tu qui con me o trovare una caverna tutta tua e osservare il mondo con distacco, ma a te piace stare nel gruppo, a te piace la mischia, a te piace provare. Anche se non ci credi, anche se hai paura, anche se sei debole e magari il tuo corpo neanche ti regge così bene. Però io e te siamo sempre stati insieme. Tutti vorrebbero fare quello che a volte tu fai nella più naturale delle maniere. Anche quando sei fuori dal tuo ambiente, anche quando non hai provato prima. E questo è un vantaggio. Ma quando ti trovi in difficoltà piuttosto pesanti, ti fa sentire totalmente solo, perché non hai chi è alla tua altezza. Ora voglio dirti una cosa. Siamo sempre tutti ad altezze diverse. Non è una gara. Non c'è un premio. Non si deve in realtà neanche arrivare in fondo. Come noti, a me piace stare in una caverna. Non ti sto suggerendo di isolarti. Ti sto suggerendo che non c'è vergogna nel riposarsi. Non è un problema mettere da parte per un po' la fatica e stare a guardare e lasciare che facciano gli altri. Un po' come quando hai lasciato che io ti sollevassi e ti portassi qui in un luogo sicuro. Dovresti ricordare quel momento un po' di più, invece di continuare a chiederti quale attrezzatura ti serva per andare in un posto che sinceramente non sai nemmeno tu dove sia. Neanch'io sapevo dove volevi andare, ma c'ero. Perciò ora riposati un po'. Prenditi cura di te stesso. Non farti troppi problemi. Tanto qui non ce ne sono, siamo troppo in alto qui per avere problemi. Come vedi, l'unico problema che puoi avere da qui è scivolare e cadere. Ma fino a che continuerai a ricordarti che ci sono anch'io, non puoi scivolare,
scivolare un'illusione. Scivolare viene quando ti metti in dubbio e sei convinto ancora che è una questione di competizione. A te non serve. Hai già fatto gli esami che dovevi fare, hai già fatto la fatica che ti serviva. Rimani qui un pochettino a riposare, facciamo una chiacchiera. Parliamo delle cose che ti dispiacciono. Parliamo delle cose che hai usato per arrivare fino a qui. Delle esperienze che ti hanno permesso di dire, sai che c'è? Ora provo a fare l'alpinista esperto anche se non so come si fa. È divertente, a volte ti guardo e penso che vorrei anch'io trovare il modo di entrare nel sistema come fai tu, ma è divertente anche essere me. Nella tua posizione puoi permetterti di scegliere quando vuoi stare un po' qui con me e quando vuoi stare un po' giù con te. Non lo fai perché sei in una posizione di rilievo, perché sei più importante, più bravo, più intelligente. Lo fai perché hai la capacità di renderti conto che lo puoi fare. Quindi fallo. Stai qui e beviti una cioccolata ogni volta che ti va. Guardi questo personaggio senza sapere che cosa rispondere. Ti aspetti quasi che abbia dell'altro da dirti. Ed effettivamente ti dice, beh, la via d'uscita è sempre la solita. È come la via d'entrata. E tu chiedi che cosa intendi. Ed ecco che questo personaggio, sorridendo ancora una volta, dice, la fai tanto difficile, ma è tutto molto semplice. È come un interruttore. Oggi voglio stare spento oppure oggi voglio stare acceso. Quell'interruttore è dentro di te, ma è solo un atto di volontà. E so che ti stanno venendo in mente mille motivi per non riuscire a fare e a disporre di questo pulsante quello che vuoi. Ma ti assicuro che come hai costruito il tuo percorso fino a qui, puoi anche tranquillamente scegliere di fare una pausa e ricominciare quando ti senti meglio. Nonostante la vita vada avanti e i giorni si alternino alle notti, porta queste parole con te quando sarai di nuovo giù in vallata, giù al piano terra, e ricordati che io da qui starò a guardare la tua vicenda sorseggiando della cioccolata. Ora tiri un sospiro che sa quasi di sollievo. Forse ancora non comprendi perché, ma queste parole hanno molto senso e ne avranno di più nei prossimi giorni e nei prossimi mesi. Decidi quindi che è il momento di tornare da dove sei partita per arrivare fino a qui. Come fare però? Questo personaggio ti suggerisce chiudi gli occhi e immaginati di nuovo dove tutto è cominciato, dove hai lasciato lo zaino prima che la strada si interrompesse dicendo da qui in poi solo esperti. E vedrai che contando da 3 a 1 ti ritroverai vicino al tuo zaino, vicino alle persone che conosci, con un bel panino in mano. 3, 2, 1. Ed eccoti seduto dove dovevi stare. Ti guardi attorno ed effettivamente hai un bel panino in mano e stai chiacchierando con le persone intorno a te. Alzi lo sguardo verso dove la cima stava.
e verso dove la caverna stava. E poi ti guardi intorno e da lì riesci a goderti il paesaggio. Ora con calma ridà attenzione al tuo corpo. Ripercepisci le dimensioni del tuo corpo, il tuo respiro e il tuo cuore. E molto lentamente riapri gli occhi. Bene, ora che sei tornato qui, io ti auguro assolutamente che quello che ti ho detto ti sia utile. Ripeto, probabilmente ti sarà più utile più avanti, nel senso che la capirai e integrerai pian pianino. E comunque io ti do appuntamento più avanti sul mio canale con le prossime letture. Qui è tutto. Ciao ciao.